Buongiorno signori, qui è lo scasso che vi parla e è uscita la nuova banlist e ci sono cose che mi hanno fatto preoccupare parecchio. Allora, per le bandite non c'è nulla di nuovo. Per le limitate invece abbiamo Glow a Bulb, che prima era bandita, ora è limitata, e hanno limitato Infernity Archfiend. Questo fermerà un po' l'Archfiend parecchio. Per le magie invece abbiamo quella che mi ha fatto più storcere il naso, Raijeki. O Raijeki, come volete chiamarla. Limitata. Forse l'hanno fatto per fermare i Shadow, perché almeno non si scoprono quando, quindi non possono attivare i loro effetti. Però non so, è da un po' di anni che non la vedo più Raijeki. Raijeki, quella carta, ok? Boh, vediamo un po' come vanno le cose. Poi abbiamo Soul Charge che passa limitata. Questa potrebbe anche andare bene. E Super Polymerization limitata. Vabbè. Poi, semi limitata abbiamo Gale the Whirlwind. Che, beh, ci sta. Ci sta. Ci sta. Poi abbiamo semi limitata Gorze, delimitata, passa semi limitata. Vabbè. Poi abbiamo The Transmigration Prophecy e Seafire. Invece per quelle proprio illimitate abbiamo Wolfbark, delimitata, passa a 3x. Mago della Fede, cioè, passa da bandita, semi-limitata, illimitata. Formula Synchron, vabbè, 3x, ma tanto si giocava bene con la 2x. E il 3x di Reinforcement of the Army. Tutte queste carte, cioè, questa banlist verrà implementata il 1 ottobre, durerà fino al 31 dicembre. Come avete visto, i Shadow non sono stati toccati minimamente. Forse aspetterà la prossima banlist, anche perché cioè, sono usciti da poco, quindi non se la sono sentita probabilmente di dar giudizi. Boh, vediamo. E per questo è tutto. Ci vediamo alla prossima banlist, signori. Arrivederci.